Sul digitale è sterminata adesso in Italia, va da pubblicazioni singole e ce ne sono tante, poi le vediamo, a alcune collane di architettura che si occupano specificatamente del digitale. Cominciano gli stranieri con libri che vengono poi tradotti in Italia ed hanno un discreto successo, a cominciare dai libri di Marshall McLuhan, che da un po' di tempo non si vedevano nelle librerie, e verso la metà degli anni 90 cominciano ad essere richiesti e ripubblicati. Poi vi sono i libri di Mitchell, i libri di Baudelaire, di Virilio, che si occupano del digitale da diversi punti di vista, chi per criticarlo, chi per cercare di capire dove ci avrebbe portato, ma comunque tutti quanti si focalizzano su questo tema, determinando una sorta di interesse diffuso. Libri singoli di architetti o di teorici italiani ne escono tanti, soprattutto sempre verso la fine degli anni 90 e i primi anni del nuovo millennio. Qua sul tavolo ne tengo alcuni, uno di questi è Architettura e Cultura Digitale, che è una raccolta di saggi di vari architetti che si pongono proprio il problema di come sarà l'architettura con l'avanzare, lo svolgersi dell'architettura digitale. Qua ne ho un altro, è il libro di Alessandra Montoni, L'architettura dell'età dell'elettronica. Ce ne sono tanti, ci sarebbe quasi l'imbarazzo della scelta. Questo curato da Brizzi, 2A+P, e con anche un mio contributo, IGR, la generazione della rete, che cerca di fare una ricognizione di quelli che sono i gruppi che si occupano del digitale in Italia, di quali sono stati gli eventi principali, e traccia anche una mappa che si vedrà nella mostra. E poi c'è la serie La rivoluzione informatica, che è diretta da Antonino Saggio, che è uno dei principali esperti in questo settore. Vengono pubblicati tutta una serie di volumi, qua ne ho alcuni. Tra l'altro sono contento, io sono stato tra gli autori di questa serie con Iberarchitettura. Ci sta Aseman Digital, l'Information Architecture, Nuovi Eventi della Palumbo, Nuove Dimensionalità di Alice Imperiale, Nati con il Computer. Sono numerosi i testi, credo che al giorno d'oggi siano arrivati a una trentina o quarantina. Tra l'altro sono testi che hanno una certa fortuna, vengono tradotti in inglese dalla Birkhauser, realizzano un fatto un po' atipico, che è questo: mentre normalmente noi siamo importatori di una serie di riflessioni e di concetti che in genere ci vengono da fuori, in questo caso siamo noi ad esportare, a diventare un hub, un centro di diffusione di queste problematiche. Ci sono anche diversi siti che si occupano di problematiche legate al digitale. Già l'idea stessa di un sito che va su internet è strettamente connesso con la nuova tecnologia. Però alcuni di questi si occupano specificatamente del tema della nuova architettura e di come questa cambia
con l'avvento delle nuove tecnologie elettroniche. Il primo dei siti di architettura, e forse il più importante, sicuramente il più diffuso, è Arkit, diretto da Marco Brizzi. È un portale dove è aggiornato ogni 2 o 3 giorni con tutta una serie di notizie importanti sullo stato dell'architettura italiana in generale, ma anche con approfondimenti che sono legati ai temi delle nuove tecnologie. È una fonte preziosa anche perché offre la possibilità a ciascuno che va di poter consultare l'archivio dei numeri precedenti. Poi un sito, a mio avviso, interessante è New Italian Blood, che è stato per lungo tempo diretto da Luigi Centola e che adesso è diretto da tre diversi direttori, ognuno dei quali si occupa di una sezione. Perché è interessante New Italian Blood? Perché permette ai giovani architetti di autopubblicarsi, quindi di superare quella fase di selezione che bene o male hanno gli strumenti tradizionali come le riviste, che difficilmente puntano sui giovani, difficilmente rischiano. Un altro sito interessante è Channel Beta. Perché è interessante? Perché è stato curato da degli giovani studenti. E questa è anche una delle novità dell'elettronica, che non richiedendo grandi investimenti di natura economica, permette anche a persone che non hanno grandi mezzi di poter, come appunto sono i giovani, di poter dire la propria e di poter organizzare un portale che diventa un punto di discussione e di interazione. Antitesi, diretto dalla ZIE e con la vice direzione di Ferrara, è un sito interessante perché è un sito di critica pura, quindi a volte settario, sicuramente tagliato, però che ha il pregio di far sentire sempre e comunque la propria voce, senza tutti quei paludamenti e quei schieramenti che invece molte volte vediamo nelle riviste tradizionali. Spazio Architettura, che è un sito diretto da Diego Caramba, tende di più all'approfondimento culturale ed è sempre un sito critico, però meno battagliero di antitesi e più teso alla riflessione disciplinare e transdisciplinare. ArcFoto è un sito che si occupa di architettura, di foto, di design e fa anche questo un lavoro egregio. Ah, poi mi dimenticavo, questa è una cosa che merita di essere ricordata, un sito dal nome Arcaso. Ha lavorato per un po' di tempo, suscitando un vespaio terribile e immense polemiche, perché denunciava tutta una serie di malefatte avvenute attraverso i concorsi. Pastette all'interno della giuria, personaggi che in alcuni concorsi si trovavano ad essere giurati e in altri poi diventavano giudicati. Insomma, tutta una serie di malefatte tipicamente italiane che questa rivista, forse in maniera un po' troppo garibaldina, anche perché giocava sull'anonimato, però ha avuto il merito di mettere in evidenza. Di siti poi ce ne stanno milioni, perché ci stanno i siti degli ordini professionali. Quello dell'Ordine di Roma, per esempio, mi sembra particolarmente ben fatto ed ha tutta una serie di notizie che vanno oltre a quelle strettamente necessarie dal punto di vista professionale, pieno di informazioni di carattere culturale sugli eventi. Insomma, un sito che vale la pena di vedere. Ce n'è uno che è particolarmente interessante, che è Europa Concorsi, un sito dove si possono trovare notizie aggiornate sui concorsi che si svolgeranno nel prossimo futuro e su quelli che si sono svolti nel passato. La possibilità di avere a portata di mano per gli architetti che
che molto spesso lavorano sui concorsi. Queste informazioni è naturalmente un fatto molto positivo. Poi non c'è ormai quasi studio di architettura che non abbia un proprio sito dove illustra la propria produzione. Alcuni sono ben fatti, altri sono meno ben fatti. Anche là c'è un problema di aggiornamento, nel senso che non è tanto difficile fare il sito quanto mantenerlo aggiornato e fare in modo che vi si trovino sempre gli ultimi progetti. Infine, quasi tutte le riviste di architettura oramai hanno un sito, sono dei siti di appoggio. Non si è ancora ben capito che la carta stampata e l'elettronica possono lavorare parallelamente, trovando delle formule abbastanza sofisticate per cui chi si abbona alla rivista cartacea ha anche la possibilità di fare tutta una serie di approfondimenti che sarebbero impossibili sulle riviste cartacee attraverso le riviste online. Ci sono tante newsletter di carattere commerciale. Volevo citare anche la newsletter della quale mi occupo io personalmente, che è Pressletter, che raggiunge ormai un pubblico abbastanza vasto di persone ed ha il vantaggio rispetto alle riviste tradizionali di essere più aggiornata, stare con più velocità dietro i fatti e di permettere una notevole interattività con i lettori. Queste newsletter vivono non solo delle notizie che vengono fornite, ma anche del feedback che arriva da parte dei lettori. E questo carattere della interattività io credo che rappresenti uno degli aspetti più interessanti dell'editoria elettronica, ma direi della civiltà elettronica in generale, della quale sinora si sono sondate alcune potenzialità, ma credo che queste potenzialità non siano state sondate tutte e nel prossimo futuro avremo sicuramente notevoli sorprese.